il culto democratico. Nessuno incolpa la democrazia attribuendole l'origine dei guai. Anzi, i vertici politici promettono di affrontare i problemi rafforzando le istituzioni, quindi ulteriori dosi di democrazia. Vogliono anteporre l'interesse comune a quello privato. Nessuno però mette mai in dubbio l'opportunità e la desiderabilità del sistema democratico e nessuno riconosce come causa dei nostri problemi proprio l'eccesso di democrazia, invece che l'eccesso di libertà individuali. Eppure oggi abbiamo una quantità di leggi e un grado di imposizione fiscale così alti che non si può veramente parlare di eccesso di libertà economiche o di eccesso di libertà civili. Di fatto oggi le critiche all'ideale democratico sono un vero e proprio tabù. Accusare l'ideale democratico non è permesso, non si fa. La democrazia ormai è diventata una religione, un culto secolare e moderno. È la religione più diffusa sul pianeta. Il credo nel Dio della democrazia è strettamente connesso al culto dello Stato-nazione democratico. Le elezioni democratiche sono la cerimonia solenne in cui preghiamo lo Stato affinché ci garantisca un posto di lavoro, una casa, cure mediche, sicurezza, istruzione. La nostra fede nello Stato democratico è assoluta, che egli possa prendersi cura di tutto e da lui ci attendiamo la soluzione a tutti i nostri problemi sociali e personali. Lo Stato democratico è il guardiano integerrimo dell'interesse comune e non ci costa nulla, almeno così ci sembra. Così appare agli occhi dei cittadini, che non vedono mai i costi. Anche perché il governo riscuote le tasse in modo indiretto, per esempio attraverso il meccanismo del sostituto d'imposta. Poi il governo, indebitandosi sui mercati finanziari, pospone la tassazione a un tempo futuro indeterminato, che però dovranno essere gli stessi contribuenti a dover saldare i debiti. Infine il governo, inflazionando l'offerta di moneta, erode costantemente il potere d'acquisto del denaro. I cittadini non si rendono assolutamente conto della percentuale reale di reddito che il governo confisca loro ogni anno e non si rendono conto di tutto quello che si sarebbe potuto fare con i soldi sottratti ai cittadini. Il dogma democratico è talmente radicato nella società che oggi democrazia è sinonimo di giusto ed etico. Democrazia significa libertà, uguaglianza, giustizia, unità, pace. E l'unica alternativa alla democrazia è la dittatura, cioè schiavitù, disuguaglianza, guerra e ingiustizie. Secondo Francis Fukuyama, il moderno sistema democratico occidentale rappresenta l'apice dell'evoluzione politica umana.